Infatti, a volte i nemici di questa cosa che sembra ovvia, elementare e positiva siamo noi stessi, in Calabria come in Molise. Sentite un po', a me sembra che noi ci possiamo, come molisani, riconoscere in questa cosa qua. Si stava materializzando uno dei punti fermi del pensiero calabro. Se non ci sono io, non ci deve essere niente e nessuno. Risultato trionfo del niente. Mi spiego, piuttosto di ammettere la netta superiorità e il talento di qualcuno, si agiva di forza. Veniva capovolto il senso, siccome il saper fare di qualcuno si traduceva nel non saper fare degli altri, si doveva abbattere il talento, il macello della bravura. Eliminando quindi il saper fare, si ristabiliva l'equilibrio. Tutti erano uguali a zero. Semplice, no? Nessuno sarebbe stato mai in pericolo. Il discorso non fa un altro. In molisano io avevo tradotto. No, io avevo tradotto una cosa simile. Se io non posso fare, manca ne ha fatto, ma che concetto? Che è esattamente questo. Cioè la volontà di impedire. Ecco, questo è uno per l'altro. Ecco, su questa cosa qua mi piacerebbe discutere con Peppe, perché antropologicamente nei nostri luoghi questo sta diventando un po' un problema sì seriale. In che senso? Noi sappiamo che tutta la cultura mediterranea da sempre è forse la cultura che più ha dato alla storia d'Europa in tutti i campi delle arti, cioè in tutti i campi del sapere, diciamo, della conoscenza. Da Archimede a cosa, appunto alla grande architettura di Sibere e tutto qua. Però che cosa accade? Oggi io penso a dei ragazzi di oggi, invece a dei ragazzi di oggi, no? Per esempio Peppe, noi siamo dei ragazzi appena di ieri, ma insomma, diciamo, l'oggi l'abbiamo un po' lasciato come ragazzi, oggi siamo in un'età più matura in cui per fortuna abbiamo anche potuto fare delle scelte per forza, e abbiamo avuto in qualche modo, anche se avevamo meno opportunità come cose che ci stanno intorno, però avevamo più opportunità come tempo per poter farsi diventare una nostra volontà, un nostro talento. Oggi, vero, per i ragazzi che nascono in un meridione d'Italia ipotetico, allargato, eccetera, ma non solo in un meridione d'Italia, è talmente veloce il dover sedimentare il proprio talento, per cui effettivamente noi usciamo qui dalla cultura o dei talk, oppure entriamo nella cultura direttamente dei talent, senza che però ci sia stato davvero un sedimentarsi della propria cultura, anche territoriale, per cui tu poi con quel tuo bagaglio, al di là se, io faccio un esempio banale, cioè io quando ho cominciato a fare l'attore, non c'era nulla, oggi forse ci sono più scuole, c'è più possibilità di vedere il palestrato, eccetera. Eppure io posso dire che prima di entrassi in Accademia d'Arte Drammatica, quella, una cultura del teatro mi si era in qualche modo sedimentata, pure se non avevo di fatto un palcoscenico, il luogo fisico di un palcoscenico dove esprimermi qua, però avevo avuto tempo nella mia età di formazione, che era quella che riguardava dalle medie al liceo, di amare il teatro sempre più, perché del teatro ne sentivo parlare e lo andavo a vedere, dove, anzi mi muovevo da Campobasso addirittura per andarlo a vedere, così come facevo per i concerti rock, eccetera. Quella roba lì in qualche modo c'era più tempo di sedimentarla. Oggi che è tutto più veloce, che sembra non stai sul pezzo, magari trovi dei ragazzi di talento ma che rischiano di bruciarselo proprio perché sei legato a un'idea di talent, a un'idea di stare in televisione, a un'idea del pezzo. E invece, guarda, io come coltivare? Io penso che